Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come vi avevo promesso durante il video analisi della partita tra Anders e Obrun, della rimonta incredibile che non vi spoilerò, andate a vedere il video se non l'avete visto ieri, vi porto il modulo che ha contribuito in maniera molto importante, e l'avete visto o comunque lo vedrete nella rimonta di quella partita lì, perché secondo me se utilizzato nel momento giusto della partita vi dà veramente una quantità di sbocchi e mette pressione all'avversario. Detto questo, mettetevi comodi e andiamo subito a vedere di che modulo si tratta. Il modulo è il 3-5-2, una formazione che l'anno scorso, post vittoria da parte di Damier, il pro player polacco della E-Premier League, insomma, ha iniziato a diventare praticamente la formazione più utilizzata in competitivo. Quest'anno, visto che dominano questi lanci di prima e un altro tipo di giocate, è un po' calato, soprattutto anche perché è stato nerfato un po' il Driven Pass. Però nell'ultimo periodo è stata un po' rispolverata come formazione, soprattutto per andare a cercare di recuperare delle partite che si sono messe veramente molto male. Perché è una formazione che, guardandola così, vi dà la possibilità di poter attaccare sia per vie esterne ma anche per vie centrali. Perché è vero che sugli esterni abbiamo appunto i due giocatori laterali e le due punte che possono allargarsi, però per vie centrali abbiamo un trequartista, le due punte che poi vedremo come andiamo ad impostare, e poi anche l'apporto dei centrocampisti che possono sganciarsi e a dare ulteriore manforte alla nostra manovra. I tre difensori dietro invece stanno belli compatti, tanto sulle vie laterali ci vanno a mettere una pezza gli esterni che coprono anche un po' la situazione in fase difensiva. Per quanto riguarda la gestione degli uomini in campo, per la mediana andiamo a utilizzare canonicamente uno un po' più difensivo che tiene le redini del centrocampo quasi da solo, dall'altra parte gli affianchiamo un giocatore invece box to box che ci permette di poter fare le due fasi e che va a dare più in maniera attiva una mano quando attacchiamo. Sugli esterni ci andiamo a mettere due giocatori chiaramente che sono dati di gamba, che possibilmente abbiano dei buoni passaggi perché devono essere quelli che poi vanno a convertire al centro verso il trequartista e le punte, ancor meglio se hanno la quinta skill che vi permette di poter giocare un po' sull'imprevedibilità e lasciare sul posto gli avversari. Quindi magari quando passate a questa formazione potete tranquillamente sostituire sia il terzino che o il centrocampista se giocavate a tre o un altro giocatore con caratteristiche diverse con due giocatori un po' più spregiudicati che poi comunque in difesa vanno a dare una mano, ma anche se non è la loro prerogativa principale poco ci importa. Il trequartista deve essere al solito giocatore rapido, dotato di un buon tiro, di un ottimo passaggio per imbucare le punte, e anche qua meglio se ha da 4 di piede debole a salire e da 4 di skill a salire, la quinta sarebbe perfetta. Le due punte devono essere i nostri due perni riferimenti centrali, chiaramente, che si buttano in profondità per cercare di far schiacciare le difese, perché questo modulo qua, se riusciamo a far schiacciare la difesa avversaria, farà in modo che l'avversario si deve per forza rintanare nella sua area di rigore, sarà bombardato da 5-4 giocatori offensivi che gli vanno a dare fastidio e a un certo punto non saprà più cosa e dove andare a marcare. Quindi questo per quanto riguarda l'overview generale. Per quanto riguarda le tattiche, ovviamente, vi dicevo che questa è una formazione che va utilizzata al momento giusto. Infatti abbiamo come stile di difesa qui un pressing costante. E dopo la patch che c'è stata qualche settimana fa, io ho testato una partita intera con il pressing costante, più o meno per far sì che la stamina venga spolpata e i giocatori fanno quello che devono fare, l'effettività di tempo che è possibile utilizzare è di 30-35 minuti proprio massimo, quindi è una formazione che potete permettervi più o meno dal 60-65 minuto per evitare che poi in realtà state col pressing costante ma i giocatori vi rimangono impalati. Sull'ampiezza utilizzo un 40 perché tanto il 3-5-2 è una formazione già larga di per sé che si va a piazzare per bene per tutto il campo e non c'è bisogno di allargare ulteriormente i nostri giocatori per evitare i buchi centrali. Per quanto riguarda la profondità utilizzo 75 che praticamente dal 72 in poi, anzi dal 71 in poi vi fa lo scattino, vedete che dice fai salire la squadra nella fase di non possesso in maniera tale che siamo belli alti e aggressivi per prendere palla e azionare poi la nostra contraerea e andare in avanti con cattiveria.
costruzione della manovra su equilibrato, creazione occasione, sempre passaggi diretti per favorire quel gioco rapido di scambi tra i nostri giocatori e di inserimenti dei nostri giocatori offensivi. Per quanto riguarda l'ampiezza invece andiamo ad utilizzare un 30, perché questa è una formazione, come vi dicevo, anche per quanto riguarda il lato difensivo abbastanza larga, e per far sì che i giocatori si ritrovino ravvicinati e poter scambiare e far inserire tanti giocatori dietro le linee è meglio avere un parametro un po' più stretto. Giocatori in area 7, anche qua per avere una buona frequenza di inserimento, angoli e punizione invece utilizziamo 1. Per quanto riguarda il lato delle istruzioni invece, partiamo da dietro. Chiaramente sui tre difensori centrali, senza andarci ad inventare niente, utilizziamo resta dietro in attacco. Per quanto riguarda invece il portiere, usiamo uscite sui cross, perché spesso potremmo ritrovarci magari in una situazione dove in mismatch il difensore si ritrova a dover marcare più uomini in area e l'uscita sui cross può darci una mano con il portiere. Questi invece, abbiamo detto, sul resta dietro senza andare a cambiare null'altro. Sui centrocampisti andiamo ad utilizzare su quello più tecnico, quindi il box to box, attacco equilibrato e copertura al centro, in maniera tale che per lui sarà più facile sganciarsi e venirci a dare una mano. Mentre su Tchouaméni, quindi il centrocampista più difensivo, utilizziamo resta dietro in attacco e copertura al centro, perché è vero che è un modulo per recuperare le partite, però manca a prenderne altri 10 mentre la cerchiamo di recuperare, quindi lui lo facciamo rimanere comunque a guardia dei nostri difensori centrali. Sui due esterni invece non vado a mettere assolutamente nulla, questo perché con rientra in difesa me li vado a perdere in fase offensiva, perché già magari spolpati dal pressing non avrebbero poi la forza di poter anche ripartire. Non gli vado a mettere inserisci di taglia dentro, perché voglio andare io a gestire con l'L1 la frequenza dell'inserimento in maniera tale da chiamare quando serve il taglio del giocatore, piuttosto che magari questi decidano di inserirsi da soli, non lasciarmi più l'appoggio e quindi io mi ritrovo poi a dover dare la palla per forza lunga coi giocatori che stanno troppo distanti e farmi intercettare i passaggi. Quindi quando dovete difendere questi ve li tirate voi indietro selezionandoli e correndo indietro, e quando li volete far inserire schiacciate L1. Per quanto riguarda invece il trequartista, lui assolutamente rimane in avanti, perché il nostro perno fondamentale è lì davanti e deve essere il riferimento dal quale passano la maggior parte dei nostri attacchi. Il trequartista deve toccare almeno una volta la palla, perché è lui che vi fa salire gli esterni, è lui che fa posizionare bene gli attaccanti, è lui che dà il tempo al centrocampista di potersi posizionare e dare una mano, quindi è proprio il nostro faro e deve stare lì fermo immobile. Sulle due punte invece, per quanto riguarda R9, vado a utilizzare ampiezza bilanciata e inserisciti alle spalle, quindi su uno lo lascio tra virgolette libero un po' più di svariare andando alle spalle dei difensori, mentre su quello un po' più veloce gli vado a mettere rimani centrale e attacco misto, quindi lui rimarrà bello tra le linee dei nostri difensori centrali e anche in questo caso saremo noi a scegliere se farlo inserire o meno, in maniera tale che, stesso discorso, non ci capita mai quel problema nel quale mi vanno a scattare entrambe le punte e io poi non so a chi dare questo pallone. Fondamentale poi è anche per quanto riguarda la figura e il ruolo del centrocampista box to box, tenere palla e scambiare con il trequartista e sfruttare l'inserisciti alle spalle di una delle due punte per fargli i filtranti lunghi, perché col cavolo che le hanno pacciati, e vi assicuro che con questo modulo, se siete bravi a girare palla tra trequartista e mediano, si aprono dei buchi con dei filtrantoni di prima sulla punta che scappa, che sono veramente difficili da difendere. Quindi questo come per quanto riguarda questo modulo, se volete provare anche a metterlo magari per più tempo invece del pressing costante, potreste mettere pressing una volta persa palla, però io non ve lo consiglio, perché se la volete recuperare la partita è meglio andare più aggressivi per meno tempo piuttosto che un po' più passivi ma per più tempo. Quindi raga, per questo video di tattica è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Come al solito vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Zudena Liberoschi, ciao.